Amici sportivi, benvenuti, benvenuti dagli studi televisivi di Gold TV Roma. Come avete potuto oggi facciamo un po' di storia. Ascoltiamo intanto il nostro cager announcer Valerio La Manna. In questi 90 secondi non c'è spazio per le fasi di studio, ma è solamente fighting. Questo è Dead Fight Championship. Ed ora siamo pronti per annunciare il prossimo incontro. Chiamiamo all'angolo blu da Roma Simone Gemini. Lato blu, Simone Gemini Ali. Lui ha fermato la bilancia 76 kg e 600. Questa è la categoria dai 74 e 80 kg, quindi un bel peso. Eccolo qui con il maestro Nino Sollazzo e il suo team, che saluto. Grande scuola, grande esperienza, e sicuramente Simone Gemini Ali darà un bel filo da torcere al suo avversario Pisa Tasca. Ultimi controlli ovviamente da parte dei giudici prima di entrare dentro la gabbia. Simone Gemini Ali, team Sollazzo. Sua specialità Simone MMA, quindi si trova nel suo ambiente. Contro di lui all'angolo rosso Gabriele Pit Augusti. Gabriele Augusti della Pisa Tasca. Sua specialità è kickboxing e Thai boxing. Lui proviene da Frosinone, classe C. Parliamo sempre di classe C come categoria. Questi primi 4-5 match sono dedicati ai fighters della classe C. Poi passeremo ovviamente ai big boys, quelli un po' più esperti, classe A, che hanno anche una certa un curriculum dietro le spalle. Eccolo qui che viene al controllo Gabriele Augusti. E dovrebbe essere un bel match questo, perché visto le due differenze tra MMA e Kick and Thai. Championship presenta un incontro categoria. Ascoltiamo il nostro ring announcer Valerio La Manna. Arbitra Daniele Proietti. All'angolo blu, al peso di 76 kg e 600. Il suo stile di combattimento è l'MMA. Per il team Sollazzo, da Roma, Simone Gemini Ali. Simone Gemini Ali all'angolo blu. Contro di lui, all'angolo rosso, al peso di 72 kg e 100. I suoi stili di combattimento sono la kickboxing e il Muay Thai. Per il team Pisa Tasca, da Torre Cayetani Frosinone, Gabriele Pit Augusti. Eccolo qui il fighter Gabriele Augusti del team Pisa Tasca. Tutto pronto per questo secondo match. Pronto a combattere? Ecco qui subito un rollover qui da parte di Augusti. Va all'attacco con un bel suplex Ali. Intervento dell'arbitro. Ci sono pochi secondi per finalizzare, ecco perché subito l'intervento dell'arbitro è molto molto importante, perché se non finalizzi entro i 5, massimo 10 secondi, allora l'arbitro riporta di nuovo. Bellissimo questo takedown da parte di Simone Gemini Ali. Riesce molto veloce, molto predisposto alla lotta a terra per finalizzare, altrimenti vai nello striking, rimani in piedi. L'intervento dell'arbitro. È volato via il paradenti, penso
dell'atleta Augusti. Però va all'attacco con linea dritta. Bellissimo questo takedown. Poi un calcio un po' troppo fuori delle regole da parte di Ali, che viene subito richiamato dall'arbitro. Le scuse ovviamente vengono accettate, si riparte. Vi ricordo, amici a casa, questo tutto in 90 secondi. Di nuovo takedown da parte di Simone Ali, one leg takedown, e poi mount position sul ground and pound. Qui ovviamente Augusti non sa come ripararsi, double hook, cerca il double hook, non ci riesce, l'intervento dell'arbitro. Finisce qui il match, l'abbraccio dei gentlemen del fight. Attendiamo ovviamente il verdetto ufficiale. Si conclude anche questo secondo incontro. Un applauso per Simone Ali e per Gabriele Augusti. Come dice Valerio Lamanna, il nostro cage announcer, un grande applauso per questi due fighters. 90 Siamo secondi di adrenalina giudizio. Pura. Giudice Bratina. Blu. Siamo ai verdetti ovviamente adesso. Giudice Disegni. Disegni blu. Giudice Di Giuseppe. Di Giuseppe blu. Quindi verdetto unanime. Vince questo incontro. And the winner is... decisione unanime. Simone! Simone! Gemini Ali si porta a casa una bellissima vittoria. Ha fatto valere il suo MMA contro un bel atleta come Gabriele Augusti. Ovviamente un premio celebrativo per qui tutti. Sta uscendo dalla gabbia Augusti. Di Dead Fight Championship. Entra nella gabbia Ludovico Rossi per Ludovico Rossi per premiare il vincitore di questo match. Vi ricorda i limiti dai 74-80 kg. La coppa celebrativa di questo eccola qui, la coppa celebrativa, come il dice il nostro Simone Valerio Lamanna Ali. Per Simone Gemini Ali del team Nino Sollazzo, che saluto. Vi ricordo, amici a casa, questo è il primo evento di Dead Fight Championship. 90 secondi di total fight. So, don't go away, we'll be right back.